Guardi che noi l'abbiamo contestata per la pessima politica che ha fatto da ministro, come abbiamo contestato in modo penso ancora più duro forse il ministro Alfano. Ma cosa c'entra? Non dipende dal colore della pelle, ma uno che è un cattivo politico dal non erano punto politiche, di vista. Erano dal nostro punto di le vista. Le osservazioni di Calderoli erano personali. Che si è scusato pubblicamente. Nulla di politico. Che si è scusato pubblicamente più volte. Detto questo, posso ma però no, mi scusi, ma me lo spiega anche perché faceva un ragionamento, perché faceva così rabbia il fatto che ci fosse un ministro di colore all'integrazione. Avanti, ma lei parla, lei continua con questo, con questa definizione assoluta. Io dico perché è un cattivo, perché secondo lei è stato un cattivo ministro, un cattivo politico. Non me ne frega niente del colore della pelle di Scilichele, ma niente. Ma secondo lei è sbagliato? Ma secondo lei è sbagliato avere un ministro di colore? No, assolutamente no. Ma chi mi ha detto un ministro all'integrazione? No, è sbagliato avere un ministro all'integrazione che fa politiche di quel tipo, dal mio punto di vista, se permette. Però è giusto. Ma avere detto un ministro all'integrazione. Mi scusi, ma voi avete no, mi scusi. Prego. C'è un problema di fondo, un serio problema di fondo. Quanto ha detto Cecilia Kyenge, io riassumo, non ce ne frega niente delle indicazioni date dai cittadini di questo paese, da cosa vuole la maggioranza dei cittadini di questo paese, noi portiamo avanti le politiche che vogliamo noi, punto. Perché la maggioranza... Scusi, facciamo finire. Ho ascoltato con attenzione. Sì, giusto. Perché faccio un riassunto. La maggioranza che vorrebbe, non entro nel merito del provvedimento che per me è una follia pura, le Ius Soli, ma la maggioranza che si troverebbe in Parlamento è una maggioranza che non è uscita dalle urne, cioè non è che i cittadini hanno votato una maggioranza compattamente in modo netto per dire portate avanti lo Ius Soli, portate avanti le politiche che state facendo. Non l'ha fatto, nel 2013 non esisteva questa maggioranza e adesso loro si stanno portando dietro una maggioranza guidata da poltrone e con provvedimenti che andranno a stravolgere, né bene né male, guardi, supero se condivido o meno, sapete che non condivido Ius Soli, ma comunque andranno a stravolgere il tessuto sociale del nostro paese. Allora, possiamo dire... A stravolgere volete, in che senso? Volete fare gli Ius Soli? Vi presentate alle elezioni con un programma e prendete la maggioranza per farlo. Non lo fate con queste maggioranze posticce dettate soltanto da poltrone, perché vuol dire andare contro la volontà allora, popolare. Allora, qui intanto, grazie Mimmo, mi arrivano una serie di notizie interessanti. Allora, una è questa, gliela faccio leggere però a lei, Federica, questa notizia, sì. Oh. Allora, due croci ansa, il che vuol dire, ad esempio, migranti, esodo, legga lei perché sennò poi sembra sia il solito. Migranti, parere. Esodo infinito, 5.000 salvati, 8.500 slavi. Io penso prosegue che... senza sosta l'esodo di migranti dalla Libia verso l'Italia. Vuole essere pedagogico verso Federica, ma non ci riesce, non è che gli fa cambiare idea. Io te l'ho detto prima. No, questo... Io sono cioè, noi con Cruciani, non con la tua maggioranza che è diventata minoranza silenziosa. No, questo cioè, è il giornalismo pedagogico. Con Federica non funziona. Allora, questa notizia di oggi. Leggi questa notizia. È 5.000 salvati, 8.500, cioè l'esodo senza sosta. Oggi qual è la legge in vigore sull'immigrazione? Se si legge anche il numero qual è la legge oggi in vigore sull'immigrazione? Come si chiama quella legge? Viene applicata? No. Come si chiama la legge? Ma non me la ricordo. Dipende come se la come si chiama? Corbella, aiutami tu. Come si chiama oggi la legge sull'immigrazione? Ma non c'entra come si chiama, non puoi banalizzare in questo modo. Viene applicato o no? Si chiama come la legge? La Bossi-Fini. Oh. Ma può entrare chiunque sì nel nostro paese. Tu sai, se venisse applicata, il nostro paese dovrebbe confrontare, per esempio, anche i confini terrestri orientali. D'accordo. Perché passa anche clandestini via terra. Quindi e questo governo li fa passare. Vuol dire che c'è una legge che non viene applicata. Due volte colpevoli questo governo.